Perché in effetti oggi noi ci voltiamo le spalle al passato. I giovani si comportano come se il passato non esistesse, il passato non li intriga. Invece conoscere il passato è essenziale sia per capire il presente sia per costruire il futuro. Se noi non conosciamo il passato, non possiamo evitare di ripetere gli errori. Se noi non conosciamo il passato, non possiamo salvarne tutte le eredità positive. A me sembra, ecco, per fare un discorso pessimistico, ma io in genere non sono pessimista, che oggi invece avvenga il contrario. Noi stiamo dimenticando gli errori del passato e corriamo il rischio di ripeterli. E contemporaneamente stiamo rifiutando le eredità positive del passato. Quindi io penso che veramente il romanzo storico abbia una funzione fondamentale nel permetterci di procedere verso un futuro migliore.